liberi di scrivere 2011, fortunato alla guerra, di Alberto Arecchi. Sapeva leggere e scrivere, fortunato. Aveva conseguito la licenza di scuola elementare con una buona votazione e si era subito occupato di aiutare suo zio nel negozio di tessuti vicino alla piazza del paese. Aveva compiuto 19 anni nel mese di giugno. In settembre gli arrivò una cartolina. Non aveva mai ricevuto posta in vita sua. Nel dargli il cartoncino colorato, il postino gli disse che doveva presentarsi ai carabinieri. Perché? Non ho fatto niente di male. Comunque, l'indomani, Fortunato si mise una giacca, prese la cartolina e andò alla stazione dei carabinieri. Gli dissero che doveva partire per il servizio militare. Doveva andare lontano da casa, per un paio d'anni o forse più. La partenza era prevista poco dopo le feste di Natale. Gli avevano detto di non portare quasi niente con sé. A vestirlo e a mandargli da mangiare avrebbe pensato il re. Quel giorno si lavò con cura, si fece tagliare i capelli, si pettinò bene, indossò una camicia pulita e un paio di pantaloni nuovi e si recò alla stazione, insieme ad altri giovani come lui. Presero un treno per andare lontano, verso il nord. Viaggiavano con il rumore ritmico delle ruote dei giunti tra i binari che li faceva addormentare. Ci vollero 15 ore per raggiungere la loro destinazione. Scesero dal treno, furono accompagnati sino a una caserma. Diedero loro un pacco di vestiti d'ordinanza, due camicie, due giubbotti, due pantaloni, due paia di scarpe, la biancheria intima che faceva prudere la pelle e le fasce da legarsi intorno ai polpacci e una bustina che dovevano sempre portare sul capo quando si trovavano all'aperto. I vestiti civili furono riposti nella valigia. Fortunato era diventato a tutti gli effetti un soldato. Liberi di scrivere 2009. Olè, di Mirfet Piccolo. Marinella è in casa da sola ed è tutto tranquillo, come piace a lei. La partita sta per iniziare e deve sbrigarsi con il pranzo. Sbuccia e taglia velocemente, non vuole perdere neppure una battuta. Una banana, una pera, una mela e Marinella è contenta. Non le pare vero. Si vede che al mercato la davano in offerta tutta quella frutta. E non fa niente se è ammaccata e se le banane sono nere e molli. Così la frutta è più dolce, si sente di più. Marinella raccoglie la ciotola su una mano, mentre con l'altra trascina la sedia sul balcone della cucina. La buccia rimane abbandonata sul tavolo. La butto giù dopo, pensa Marinella, prima che mamma torni. Perché anche a 10 anni si hanno delle responsabilità. La mamma lo dice sempre. Anche se Marinella ha paura degli scarafaggi che sbucano dal pozzo di scarico e che di notte vanno in giro per casa. Prima di sedersi, dà un'occhiata veloce allo scarico della pattumiera, che sia ben chiuso con il pezzo di legno incastrato sotto la leva di apertura e che non ci siano scarafaggi in uscita. Chissà com'è che arrivano fin qui, si chiede. Chissà perché. Dal nono piano, i palazzi marroni e scrostati di grattosoglio quasi scompaiono di fronte alla linea pura dell'orizzonte. Così bella che certe sere a guardarla Marinella si emoziona e le vengono le lacrime agli occhi. E certe mattine, quando non c'è troppa nebbia, a Marinella sembra persino di vedere la Madonnina che luccica con tutto quel suo oro addosso. Bella da togliere il fiato. Liberi di scrivere, 2017. Terra promessa, di Giovanna Pina. Questa è la storia del viaggio di Mohammad. Viaggio lungo, viaggio lento, fatto di macchine piccole, di camion,
di piedi che camminano nella notte, di spari, di gommoni e polizia, di silenzi, di fame e di sete. Parto, vado via dall'Afghanistan, da questa guerra intestina, da questa guerra umanitaria, da questa famiglia contesa tra uno zio talebano e uno poliziotto, dagli occhi sbarrati di mio fratello, ucciso dai talebani con un'unica sventagliata di mitra, dalla paura che scuote il corpo di mia madre ogni volta che esco di casa, dai silenzi che riempiono la casa, che anche i muri hanno orecchie, e le finestre, occhi che ti leggono anche il labiale, da questi sogni che non mi fanno dormire. Una valigia piccola, quattro cose, un panino. Neanche lo spazzolino ho preso, ma i soldi, quelli sì li ho presi, quelli risparmiati in una vita di dolore e fatica, e donati come una benedizione, insieme ad una carezza e uno sguardo che in silenzio parla. Eccolo, un camioncino fermo, aperto. L'uomo che lo guida sta parlando, forse di affari con un altro. Senza che nessuno se ne accorga, in silenzio, raccolgo un sasso e mi nascondo sotto la scocca, vicino alla coppa dell'olio. Bravo, penso. Il sasso è fondamentale. Quando vuoi scendere, batti sulla carrozzeria. Così capiscono che c'è qualcuno nascosto. Ti accostano, come se dovessero pisciare. Ti lasciano scendere, senza dir nulla, senza chiedere spiegazioni, senza guardare. Si scappa così da questo paese, come cani randagi. Liberi di scrivere 2019. Innocenti manomissioni di Galeotti Sara. Lidia, me la ricordo appesa a un ramo di ciliegio, spavalda nella caligine d'agosto. La nostra pelle era fresca da anni, calda l'ora. Masticava un pugno di frutti sfatti con l'ingordigia delle bestie giovani, incurante del succo che dal mento scivolava fino al solco dei seni, tatuandole in petto un cuore deforme. Quella me la sposo, pensai, a dispetto dell'età verde e dei suoi fragili sogni. Quella me la sposo. Arrivava dalla città, sfollata come tanti, scarpe consumate dalla polvere della fuga, e nello sguardo la fierezza estenuata di chi ha visto sgretolarsi un mondo, ma è rimasto in piedi. Ad accompagnarla una sorella grande, monacale nei suoi silenzi assoluti. La madre era bruciata a San Lorenzo, scoprimmo poi. Il padre l'avevano fucilato per un chilo di carne. Lidia guardava avanti e dipingeva, sola, un futuro senza macerie e senza memoria. Intriso dalla retorica sdolcinata di poesie e canzonette, scoprivo allora che non tutte le donne sono fragili come margherite o rose capricciose. Lidia somigliava piuttosto a una di quelle palle spinose che fioriscono a tradimento per puro spirito di contraddizione. Cominciai a corteggiarla un anno dopo il nostro primo incontro, scomodo nel vestito buono della messa, quanto nei riti dell'imbalsamata educazione di provincia. Non sapevo parlare d'amore se non per luoghi comuni. E forse mi salvò proprio la verginità della lingua, perché nell'esasperazione dell'ennesimo rifiuto inventai. Rovente l'estate parigina, giugno 1789. Il sole brasa le pareti e i tetti delle ville più alte.
e l'acciottolio sconnesso delle vie è brace per gli incipriati parrucconi in gingheri e bastone da passeggio. Ribolle rumorosa la Francia di fine secolo, simile a una zuppa sul fuoco. Borbotta un blab, 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 gemello del bla, bla, bla delle assemblee cittadine. E fuma un odore povero ma giusto, come di roba da mangiare più che da gustare. Il vento prende a braccetto quell'aroma e lo spande da Rue de Chartres a Rue de Chaligny e in ogni altra strada. I cittadini lo annusano e ne seguono la scia. Sperano in un banchetto che li appaghi e li ripaghi di quanto speso per patire la fame. Si affrettano in folla per non perdere il posto in tavola. Il pranzo sta per essere servito. Liberi di scrivere 2013. In nomine Patris, di Barbara Cannetti. Guardandoti, ritrovi mutata sul tuo volto la maschera di sempre, rigida e imprescrutabile, come quelle che venivano usate nel teatro antico. La tua espressione, scolpita nel gesto delle buone maniere, ha sempre fatto di te un ottimo teatrante. Su questo non ci sono dubbi. Agli occhi di tutti eri il capofamiglia perfetto, il marito irreprensibile, il padre amorevole, l'uomo dei sani principi, il cristiano devoto, l'avvocato incorruttibile, l'intrattenitore dalla barzelletta sempre pronta. Perfetto. Sono sotto tutti i punti di vista. Diverso da me, che dentro o fuori casa alzavo la voce per un non nulla. Facevo botte con i maschi, prendevo brutti voti a scuola e non sapevo il rispetto per i genitori. Te ne do atto. Nell'ars oratoria, come la chiamavi tu, non avevi rivali. Riuscivi a forare la mente delle persone con la sola forza del verbo, appoggiando la voce sugli accenti giusti. Io no. Sapevo solo urlare. Oppure stare zitta, raggomitolata dentro un mondo tutto mio, in cui le parole non avevano peso. Un mondo in cui sarebbe bastato uno sguardo per sondare la profondità di un disagio. Un mondo in cui io riuscivo perfino a immaginare che i malesseri potessero scoppiare come una bolla di sapone. Più mi rintanavo e più invece affondavo. Più cercavo l'ombra e più diventavo fantasma a me stessa. Nelle tue mani la mia paura diventava un'arma.